Ragazzi, oggi scopriremo insieme quanto energia ho consumato col mio forno da 2000 watt per cucinare queste buonezze del palato, ragazzi. Buonissimi! Vai con l'intro e vai col video. Ragazzi, oggi vi mostro come produce l'impianto con una discreta giornata di sole. Ragazzi, come sapete, gli inverter ibridi hanno un funzionamento molto interessante che si differenzia tantissimo dagli inverter in grid, ok? Questi sono inverter ibridi off-grid, poi ci sono gli inverter anche ibridi però in grid. Cosa volevo dirvi? Volevo dirvi che guardate la produzione. Uno produce 14 ampere, 2,4 kW, l'altro ne produce circa 1 punto qualcosa. Bene, ragazzi, voi mi direte, Fox, ma il tuo impianto non è un impianto da 6 kW? Sì, è un impianto da 6 kW, come pannelli. Attenzione, 6 kW P come pannelli, è vero. Ho 15 kWh come batteria e ho due inverter in parallelo per una potenza massima di 11 kW. Bene, ora il discorso qual è? Perché questi due inverter stanno producendo, tra parentesi, così poco? Potrebbe dire qualcuno, ma ragazzi, nella realtà non è così poco, perché questa tipologia, questa tecnologia di off-grid ibrido produce esclusivamente ciò che serve in quel momento, ok? Questo sta a significare che se tutti e due gli inverter come somma facevano 3 kW, ok? Vuol dire che in quel momento a me servivano quei 3 kW. Se mi servivano 5 kW, entrambi gli inverter si dividevano i carichi e andavano a reperire più energia dalla batteria e anche dal fotovoltaico. Bene, ora ragazzi, in questa parte del video vi faccio vedere quanto è l'assorbimento di un forno. Ok, stiamo cucinando, stiamo facendo, ragazzi, un piatto, diciamo, leggero, buono. È anche bello da vedere. Noi li chiamiamo pan carré con pomodoro e galbanina. Non è altro che una forma di focaccia, ecco, semplice semplice. Utilizziamo il forno, il mio è un 2 kW come assorbimento, messo quasi al massimo come potenza, come temperatura. Entrambe le resistenze accese, questi sono i due inverter che lavorano. Qui puoi vedere i 2 kW che ha il forno, più ci sono altri circa 200 e qualcosa watt, che sono quelli di assorbimento generale di tutto il mio impianto, ok? Incluso anche il garage, perché giustamente tutto è sotto il fotovoltaico e le batterie. E siamo di sera, ragazzi, perciò tutta questa energia sta uscendo da dove? Dal mio pacco batterie autocostruito. Questo, ragazzi, è il pacco batterie. Questa è la mia console, ok? Il mio computer che mi dà tutte le informazioni sulla batteria. E stiamo continuando comunque a cuocere col forno. Come vedi, la batteria ora è all'86%. Siamo partiti con un 90% circa di batteria, 60 A, 75 A, 40 A, e questa è la capacità rimasta a 256 A/h. In questa prova, ragazzi, io l'ho fatta perché volevo vedere nel concreto se il forno mi consumasse tanta tanta batteria, perché, ragazzi, capita molte volte che utilizziamo il forno di sera, anzi posso dirvi che per l'80% si utilizza il forno di sera al buio quando i pannelli non producono. Se fosse stato acceso di giorno e i pannelli avevano abbastanza energia dal sole, tutto veniva prodotto e alimentato
direttamente dai pannelli, perciò la batteria non veniva interpellata, ma nel caso in cui viene utilizzato l'impianto di Sera, è normale che tutta questa potenza deve essere data solo ed esclusivamente dai nostri dalle nostre batterie, in questo caso nel mio da 15 kWh come batteria e 250 A come BMS. Come vedi, la batteria continua a scendere e siamo arrivati all'85,2%. E ragazzi, è quasi un'oretta, ok? Che siamo avviati e alla fine posso dirvi che la percentuale di batteria consumata non è tanto alta. Qui vedi il risultato. Buonissimi, bellissimi. Posso dirvi alla fine, ragazzi, che si può senza problemi cucinare anche con il forno, con le batterie. L'importante è sempre fare sempre attenzione. Ok? Ragazzi, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto lasciami un like, ciao belli e al prossimo video.